Ciao ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Video veloce, devo solo dirvi le ultime novità della Casa Sontini. Nell'ultimo video vi avevo detto che sarei stata un po' occupata, che sono stata un po' tanto occupata ultimamente, in questi ultimi giorni ancora di più, perché c'è stato un evento familiare, un bellissimo evento, che qualcuna di voi ha già scoperto, perché chi mi segue anche in Instagram ha visto qualcosa che ha dato qualche indizio, non qualche indizio, ha dato una certezza. Praticamente vengo subito al sodo, così almeno non vi tengo così in ansia, non creo troppa suspense. Sabato, l'altro ieri, praticamente 9 novembre, si è sposato mio figlio Roberto, il papà di Margherita. Si è sposato con la sua Cippi, con il nome Silvia, e per non confonderla con mia figlia Silvia, la chiamiamo Cippi. È il secondo matrimonio, perché il primo è stato un matrimonio civile. Ci tenevano a sposarsi in chiesa, hanno potuto farlo perché il primo matrimonio era solo civile, quindi c'è stata questa bellissima festa, una bellissima cerimonia prima di tutto con i due sacerdoti, uno il parroco del paese in cui si sono sposati e l'altro invece un altro sacerdote che arrivava da Brescia, dalla provincia di Brescia, da cui appunto arriva la mia nuora, perché ormai ufficialmente è mia nuora a tutti gli effetti. Si sono sposati in questa bellissima chiesina quattrocentesca, in montagna praticamente, che ha tra le altre cose un affresco del Giudizio Universale, sulla volta della chiesetta, una chiesina veramente piccola, magari qua riesco a mettervi un paio di foto. E quindi una giornata di sole meravigliosa, per cui è stata la cerimonia molto bella, i due sacerdoti carinissimi, molto simpatici, sorridenti, quasi affettuosi. I bambini, c'erano tantissimi bambini perché i miei 6 nipotini, più tantissimi altri bambini, figli di amici e di parenti, sono stati tutti super bravi. Lo stesso anche poi al pranzo che c'è stato, un pranzo molto semplice in un locale molto semplice. A me è piaciuto tanto perché le cose faraoniche, esagerate, non è che non mi piacciono, però non le sento aderenti al mio modo di essere. Ecco, a me piace la semplicità e sono contenta che gli sposi hanno scelto questo posto abbastanza semplice, con un menù semplice e molto, oserei dire, tradizionale e molto non spartano, ma equilibrato, ecco, per cui non è che ci si alza poi alla fine che si sta quasi male dal troppo cibo e dallo spreco soprattutto. È stata una cosa carinissima, musica, sia in chiesa che poi alla festa dopo. È stato davvero tutto molto bello, molto semplice, molto familiare, eravamo in tantissimi. Però poi la cosa bella è che c'era una specie di soppalco, un piano superiore, dove sono andati tutti i bambini a mangiare su e a giocare con due animatrici. È stato tutto perfetto, insomma, tutto bello, tutto perfetto, e soprattutto perfetta la gioia dei due sposini, che si vede lontano 100 km, che sono super innamorati. E oggi sono partiti per il viaggio di nozze, li ha accompagnati in aeroporto mio marito. È un viaggio di nozze con bambina al seguito, ovviamente, perché Margherita è piccolina, ha 21 mesi, quindi è andata con loro. 21? Sì, 21. Devo fare i conti perché, insomma, tutte queste date di nascita, siamo in tanti ormai. E niente, è andato tutto bene, quindi diciamo era un impegno in questi giorni, un impegno per una causa bellissima e meravigliosa, e auguro tutto il bene del mondo a mio figlio e a mia nuora.
che stiano sempre così felici e innamorati come li ho visti l'altro ieri. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi seguito. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!